Siamo in collegamento con Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Con lui parliamo dei problemi che in questo momento ci sono sul tappeto, a partire dalla questione del rinnovo del contratto nazionale, dei lavoratori della scuola. Allora, intanto una prima questione. Voi avete notizie, sulla emanazione, sulla firma dell'atto di indirizzo, che ormai è da mesi che si dice che c'è l'atto di indirizzo, però ancora non lo abbiamo visto. Voi avete delle informazioni più precise? No, non ci risulta che sia stato ancora emanato l'atto indirizzo, perché il problema del ministro Bianchi è un po' anche il problema nostro, cioè i quattrini che sono stati stanziati e quelli che si possono ragionevolmente prevedere nella prossima legge di bilancio non sono sufficienti per stipulare un contratto decoroso. Per contratto decoroso non intendo la luna, cioè arrivare agli stipendi europei, ma almeno recuperare qualche piccola posizione rispetto agli altri dipendenti della pubblica amministrazione, perché anche lì siamo, come noto, molto indietro, perché siamo il fanalino di coda della pubblica amministrazione come personale della scuola. Addirittura io mi sono preso la briga, visto che ci hanno messo nello stesso comparto, di fare il confronto tra il collaboratore scolastico, lasciamo perdere l'insegnante, il collaboratore scolastico della scuola e quello dell'università. E ho trovato una differenza sullo stipendio tabellare di circa il 30%. E siamo stati messi nello stesso comparto addirittura. Quindi, e poi c'è un problema. Stamattina, nella rassegna stampa, ho visto il Financial Times. Il Financial Times prevede nei paesi dell'Unione Europea, nei prossimi mesi, un'inflazione del 5%. L'Unione Europea e la Banca d'Europa avevano previsto un'inflazione programmata del 2%, no? Se fosse stata vera l'inflazione programmata, che invece non risulta perché sarà purtroppo più alta, avremmo avuto nel triennio contrattuale di cui stiamo parlando una differenza del 6%. Se gli aumenti stanziati risultano del 3 e qualcosa per cento, ma anche se risultassero del 4, noi abbiamo un fenomeno molto ovvio, che tutti i lavoratori pubblici e la scuola più degli altri, e in realtà subiscono di contratto in contratto una riduzione di stipendio, perché se non riusciamo neanche a pareggiare l'inflazione programmata e tantomeno quella reale prevista, vuol dire che gli stipendi si abbassano gradualmente perché diminuisce il potere d'acquisto. E questa è una cosa molto molto triste su cui dovremmo Certo. riflettere tutti. Tu hai parlato dell'attesa che c'è sulla legge di bilancio del 2022, ma se non abbiamo capito male, però, le risorse che verranno eventualmente stanziate nella legge di bilancio 2022 dovrebbero andare per coprire il costo del contratto 2022-2024. Come si potrà fare per usare invece quei soldi già per il contratto di cui stiamo discutendo? Ecco, questa è una preoccupazione per me. Ho sentito parlare che prendendo le risorse della legge di bilancio si potrebbe arrivare, rispetto agli 80 euro lordi previsti, ci potremmo attestare sul centinaio. Non è che la situazione cambia molto, perché anche 100 euro lordi poi significa Certo. poco più di 50 netti e quindi diciamo che è sempre una cifra irrisoria. Ma poi ho anche la preoccupazione che si faccia una specie di gioco di prestigio, cioè alla fine, perché il triennio contrattuale 19-21 si chiude fra 2 mesi circa, no? Noi 6 mesi prima avremmo dovuto aprire le trattative per il contratto successivo, invece qui stiamo a rincorrere, ma questa è una vecchia storia della scuola, perché ricordo che nella storia dei contratti scolastici qualche volta il contratto è semplicemente sparito. Non ricordo l'anno, ma sì, poi abbiamo avuto 9 anni di blocco contrattuale totale, grazie ai governi degli anni 90, diciamo, quindi ce la stiamo passando piuttosto male. Quindi, poi aggiungiamo questo, che la pandemia ci ha messo anche, perché bisogna essere onesti, in grosse difficoltà per le possibili mobilitazioni sindacali. Più di un anno e mezzo che noi non riusciamo a vedere in faccia i nostri colleghi con delle assemblee sindacali in presenza e che ci vediamo solo con questi mezzi. Questo mezzo è utilissimo, però sicuramente non è quello che scalda gli animi e consente di guardarsi negli occhi tra colleghi.
Questo è anche un problema nel problema, perché quando poi leggo qualche collega un po' leone da tastiera che scrive su Facebook: ma cosa fanno i sindacati? Ma armiamoci, partite, insomma. Diciamo che non siamo, per onestà, non siamo nelle migliori condizioni ancora per poter fare una mobilitazione, e ci si dovrebbe aspettare dal governo una maggior sensibilità, perché diciamo che quando tutti riconoscono lo status poverissimo degli insegnanti italiani, a questo punto il governo dovrebbe fare qualche insomma, di soldi se ne buttano via tanti. A questo punto investiamo un pochino di più sull'istruzione, e investire sull'istruzione significa anche investire sui docenti, perché poi se pretendiamo dei bravi docenti ben preparati, dobbiamo anche cominciare a mettere le premesse per pagarli decorosamente, perché qui lo spazio è pochissimo, perché prima parlavamo dello stipendio base. Io mi sono preso la briga di andare a vedere anche gli accessori dell'università, che sono semplicemente astrali rispetto a, lì cambiano di ateneo in ateneo, perché c'è la totale autonomia degli atenei, ma diciamo che vanno mediamente dai 5-8 mila euro all'anno per dipendente, che noi nella scuola paghiamo dei 1.000-1.500 euro. Quando va bene, Certo. anche per svolgere funzioni importanti. Senti, quindi questa preoccupazione sulla possibilità di utilizzare le risorse della legge di bilancio 2022 sono preoccupazioni reali? Eh sì, beh, io penso che se il governo avesse veramente un'attenzione verso la scuola, dovrebbe fare uno stanziamento straordinario per gli stipendi del personale scolastico. Questo dovrebbe fare il governo. Anche perché, tra l'altro, il problema che tu prima segnalavi, e cioè il fatto che nella scuola ci sono stipendi mediamente più bassi rispetto al restante pubblico impiego, anche questo è un problema molto difficile da risolvere, perché se si parla di un aumento del 4% per tutti i comparti, è evidente che chi parte con uno stipendio più alto avrà un aumento maggiore, chi parte con uno stipendio più basso, come il personale della scuola, avrà un aumento inferiore. Quindi, per recuperare questa forbice, per chiudere un pochino, questa forbice che c'è, bisogna appunto, come dicevi, percorrere altre strade. Secondo te ci sono le condizioni? Perché poi c'è anche il problema legato alle decisioni che potrebbero prendere le confederazioni. Sì, ma io vedo, a oggi la vedo male la situazione, però penso che dovremmo tutti i sindacati insieme fare un appello al Presidente del Consiglio perché ci metta in condizioni di fare un contratto decoroso e di recuperare un po' di quella forbice. Ho detto, nessuno pretende i miracoli perché ci rendiamo conto delle difficoltà del paese, però queste difficoltà sono eterne, perché sono 30 anni che non si dà nulla alla scuola perché ci sono difficoltà nel bilancio del paese, no? E d'altra parte i paesi più avanzati hanno dimostrato che l'investimento nell'istruzione e nella cultura poi alla fine premia, perché migliora anche il PIL complessivo del paese. Insomma, diciamo che vi aspettate un gesto di buona volontà, di apertura da parte del governo. Forse, non so se esagero, ma non ne fate solo e soltanto una questione di soldi, ma anche una questione, come dire, più di carattere politico. Quindi forse basterebbero anche delle cifre modeste, però, indirizzate proprio sulla scuola. Ho capito bene cosa volete dire? Esatto. Detto, non chiediamo dei miracoli, ma cominciamo a verificare almeno una piccola inversione di tendenza. Poi si può fare anche un piano pluriennale per uscire da questa situazione. Non chiediamo che da un giorno all'altro si colmi tutto il gap, ma almeno un inizio. A oggi questo inizio non c'è, perché se il Certo. gioco di prestigio fosse quello di prendere una ventina di euro dai soldi del prossimo contratto per metterli in questo, è chiaro e che noi non possiamo prendere in giro i nostri rappresentanti facendo un contratto del genere, ma penso neanche agli altri colleghi, perché alla fine siamo tutti che ci rendiamo conto di questa situazione, non c'è una differenza di bandiere. Ecco, si parla però anche di usare soldi del PNRR, ma da quello che si capisce, però, questi sono fondi che non possono essere utilizzati per
la spesa corrente, cioè per gli stipendi, possono essere usati per le riforme, per investimenti. Come stanno le cose? Io non sono un economista, ma da quello che ho capito concordo con te, perché ho capito che i soldi del PNRR devono essere utilizzati per investimenti strutturali e non per spesa corrente. Gli stipendi sono nella spesa corrente dello Stato. Diciamo che anche lì il punto prioritario, secondo me, per la scuola PNRR è l'investimento nell'edilizia scolastica. Ma io penso che non basta stanziare i soldi, perché troppe volte ho visto i ministri annunciarci lo stanziamento dei miliardi per l'edilizia scolastica e poi vediamo che soprattutto in alcune zone d'Italia non si realizza mai nulla. Penso che si debbano operare dei provvedimenti straordinari, mettere dei commissari, magari uno per regione, che garantiscono l'arrivo del denaro nelle opere che si debbono realizzare e la realizzazione delle opere, perché non possiamo sopportare che gli alunni e gli insegnanti stiano in luoghi fatiscenti per apprendere, insomma, e qualche volta addirittura insicuri. Diciamo che forse è anche vero che se dal PNRR ricaviamo dei soldi per gli investimenti, nel bilancio complessivo dello Stato potrebbe esserci lo spazio per avere più soldi per la spesa corrente, quindi indirettamente ci potrebbero anche essere più soldi per i contratti. È così? È così, si tratta solo di una volontà politica, perché se io non ho bisogno di spendere nel bilancio dello Stato per l'edilizia scolastica, come ho fatto negli anni scorsi, e poi parentesi con magri risultati, e dico allora quelle risorse, 1,5 miliardi, 2 miliardi, le posso prendere e indirizzarle per il rinnovo del contratto degli insegnanti e della scuola. Va bene, allora vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, perché oramai la legge di bilancio, la bozza della legge di bilancio è pronta, sta per essere trasmessa alle Camere. Nei prossimi giorni le commissioni parlamentari incominceranno a lavorarci e vedremo di capire meglio la situazione. Da parte vostra, Gilda, siete pronti eventualmente anche a mobilitazioni e ad azioni di protesta se la legge di bilancio non dovesse soddisfare le vostre richieste? Assolutamente sì, nei prossimi giorni riuniremo i nostri organismi statutari e ci prepareremo. Ci auguriamo di no, perché ci auguriamo che diciamo la parte politica ragioni, perché mi pare che ci sono delle evidenze fuori discussione, ragioni e faccia il proprio dovere nei confronti dei nostri. Altrimenti siete anche pronti, usiamo questa parola forte, siete anche pronti allo sciopero? Beh, lo sciopero dipende dalla pandemia, perché se dovessimo ricadere nella didattica a distanza, diciamo che c'è poco spazio per gli scioperi. Speriamo di poter tornare alla situazione normale anche per le scelte di lotta che poi potremmo eventualmente fare. Intanto prima pensiamo a tornare alla normalità tutti quanti. Certo, va bene. Grazie a Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, per questa chiacchierata. Grazie e buon lavoro. Grazie e buona giornata.